Ciao a tutti, popolo del tubo! Come state? Bentornati in un nuovo episodio della serie polacca Solo di nome. Ormai sta serie non ha più un attimo di riposo, c'è sempre tutto un da fare, su un da fare, sul da fare, sul da fare. Quindi, come vedete, adesso sono sia di semina di pomodori, di vendita. Quindi andremo ovviamente a venderli al mio mercatino, se non mi ammasso prima col camion. Sia ragazzi, c'è da liquamare tutti i campi, perché li abbiamo spatatati, i campi che erano di patate li abbiamo spatatati e adesso dobbiamo liquamarli. Però un attimino che se no raga, io qua mentre parlo non riesco a capire quello che sto a fare. Mercatino, vai mercatino, vai, che è ora della vendita. Andiamo in farm. Come vedete i campi sono tutti da arare. Arare e fertilizzare, perfetto, questi campi qua. Comunque raga, ciancia alle bande, banda alle ciance, mandiamo subito il fiatone, New Holland, il T8, lo mandiamo immediatamente al biogas a recuperare la nostra bellissima Valzelli Cubex. Mi sembra che sia quella da tre assi che abbiamo comprato, giusto, vediamo un attimo gli animali, girettino veloce sugli animali. Le caprette stanno a posto, ho venduto anche il latte, anche le mucche abbiamo venduto il latte. Dobbiamo vendere i liquami al biogas, questa è un'altra cosa molto importante che poi faremo, o li facciamo noi o lo faremo, vediamo un attimino, l'operaio è arrivato al mercatino, andiamo a vedere dove sta. Sì, c'è arrivato a modo suo, ma c'è arrivato, allora, il mercatino, attenzione, dobbiamo fare un po' di manovre per vendere, perché il punto vendita degli ortaggi è questo dietro. Però vedete, con tutta sta roba che abbiamo è stato un attimo rifare i soldi, eravamo rimasti senza un chance, come si suol dire. Ok, vendiamo qua e so soldi raga, so veramente soldi. Andiamo a vediamo quanti euro, andiamo a 21.000 euro. Quindi vediamo se ci abbiamo del prestito. Sì che ci abbiamo del prestito, ci abbiamo 125.000 euro che adesso restituiamo tutti fino all'ultimo centesimo, che l'abbiamo presi quando abbiamo fatto il T8, e quindi anche il prestito del T8 è praticamente estinto. Ma chi sono raga? Allora, perfetto, ritornami in farm per cortesia, fammi sto favore, ritornami in serra, vediamo se l'operaio qua è tornato. Ok, andiamo a recuperare la Valzelli che sta qua giù, lo riempiamo e lo mandiamo in farm, che iniziamo ragazzetti miei a dare un po' di cubexcata ai campi. Con la cubex diamo la cubexcata, un po' di sano digestato ai nostri campi. Poi raga, dall'8 dicembre non faremo più le cose a caso, ma ci sarà molto da lavorare sui campi con la precision farming, raga. Molto da lavorare sui campi. Ci sarà veramente da divertirsi, amici miei. Allora, andiamo tranquilla. Io credo che quasi si può anche comprare la 4 assi di Valzelli. Ricordiamo, ragazzi, che come ho detto nel video di ieri, la precision farming si adatterà in automatica a tutte le mappe, e quindi noi la metteremo subito in questa serie, in tutte le mie serie la metterò, perché vorrò giocare così. Addirittura una serie la farò sia con la precision sia con la season. Devo ancora decidere se sarà la mappa di Sugaz o la mappa di Black Eyes, devo un attimo vedere quello che esce prima, quello che è compatibile, che non è compatibile con la season. Ma raga, veramente ci sarà proprio da divertirsi alla grandissima. Siamo quasi arrivati, ormai sto salvataggio è pieno di roba, è pieno, strapieno, cioè chiede pietà il salvataggio. Quindi cercate di capire se c'è qualche piccolo micro lag, cioè se giocate a farming sapete benissimo che i micro lag so una cosa normalissima, quindi non dipende né dal computer né dalle prestazioni, dipende da tutta la roba che uno mette dentro, che uno compra. Ormai sta serie sta esplodendo su se stessa, quindi capirete che è una cosa un po' normaletta,
è una cosa un po' normaletta, raga. Allora, cominciamo. Intanto sta arrivando l'operaio là che vuole andare alle serre, credo, però non so per quale motivo voglia passare di qua, però noi famo finta che non vediamo e lasciamolo passare. A posto, è passato, ha preso il palo in pieno, è passato. Mamma mia, ma che devo fare io con te operaio? E allora ragazzi, namo veramente, perché come si dice, il tempo è tiranno e bisogna assolutamente sbrigarsi, bisogna liquamare, ma con la nostra Valzelli Cupex liquamare è un battito di ciglia, raga, come vedete è veramente una roba di una semplicità incredibile. Allora, mi dispiace che qua purtroppo per farlo dovrò sprecare un po', vabbè, lo faccio dopo, va, vado a fare sto pezzettino qua prima, però mi conviene partire da sopra. No, vabbè, parto da qua, cambio il getto, scusa, vado dall'altra parte, che mi conviene andare sopra. Parto da qua, raga, e cambio il getto della Cubex. Lo metto da qua, scusate, mi sbaglio sempre, muovo la pompetta, mi scordo sempre che è quest'alto il pulsantino per la lancia. Vado. A posto. Mi dimentico sempre, raga, che il pulsante della lancia è questo qua. Mamma mia, raga, che facilità liquamare i campi con la Cubex. È qualcosa di spettacolare. Vermont. Mi sa che l'avevamo già vista sta lavorazione, però insomma è sempre bello farla vedere, è sempre bello lavorare con la Valzelli, che messo in paragone con quello, con la distanza di lavoro, consuma pure poco. Se noi andiamo a vedere distanza di lavoro, che sono quasi 50 metri, con quello che consuma, devo dire che va alla grande. Vedete, tutto sommato non stiamo sprecando più di tanto. Cavalli, vi faccio la doccia come sempre. Doccia ai cavalli e distrutto il merlo, tutto con una botta. Io adesso no, potrei semplicemente tagliarlo sto pezzo. No, perché io gioco così, perché devo far finta di niente? Gioco così, c'è poco da dire e poco da fare. Ok, fatemi fare pure sto pezzettino, fatemi annaffiare pure sto pezzettino. A posto, liquamato, togliamo la GPS, vai, ritorna. Allora, mentre che lui ritorna al biogas, io non perdo tempo, raga, non si può assolutamente perdere tempo, quindi lui torna al biogas come un canarino festoso in un giorno di primavera. Che sto a fare? Aspetta, lo mando al biogas e noi intanto cominciamo a mettere l'operaio col subsoiler, quello da 6 metri, lo mettiamo col subsoiler da 6 metri, vediamo un po' di prendere col subsoiler da 6 metri, l'operaio lo mettiamo subito a lavorare, perché c'è da arare ovviamente, perché ci abbiamo messo le patatozze richiedono appunto di essere arate. Mamma mia, raga, quanto lavoro, quante cose, ma io sento che mi sta per esplodere il salvataggio, raga, io proprio lo percepisco, lo sento. Meno male che tra po' esce la serie di Sugaz, quindi c'è la mappa di Sugaz, quindi potrei iniziare una serie lì e cominciare a trasferirci, insomma. All'inizio le porterò tutte e due, per carità, però anche la serie polacca comincia ad aver fatto il suo corso, insomma. Però per il momento, perché volente o nolente, vuoi o non vuoi, insomma, a un certo punto c'è veramente bisogno di abbandonarli i salvataggi, perché come vedete poi si pompano talmente tanto. Allora, lavoro in campo, generazione del lavoro in campo, ovviamente campo 52, facciamo due testate, dure, perché così secche. Poi direzione di partenza automatico, saltafila, attrezzi multipli, centro del campo su e giù, circolare, no, su e giù va bene, 6,2 metri, genera lavoro in campo,
Ok, te lascio lavorare, mi raccomando, operaio, fammi bella figura. Allora, vediamo se il tizio ha raggiunto il biogas. Switchando a destra manca, sì. Riaccendiamo il motore. Sì, che ha raggiunto il biogas. Cerchiamo di far manovra però, perché raggiunge il biogas, ma noi dobbiamo andare dall'altra parte, perché dobbiamo riuscire. E riusciremo, riusciremo. Ok, andiamo. Facciamoci un'altra caricata di biogas. Raga, prossime puntate, mo non so se è proprio la prossima, però sì, io credo la prossima, dobbiamo assolutamente portare i liquami al biogas, perché sono veramente tanti, 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 ed è l'ora, è veramente l'ora di portarli a vendere, alla vendita. Raga, faccio un taglio, ci vediamo in farm. E allora eccoci, eccoci qua al campo. Come potete vedere abbiamo già quasi finito, cioè incredibile, incredibile, cioè con due passate ragazzi stiamo finendo con la Cubex, mamma mia, mamma mia. Allora parliamo un po' di modding. Ieri raga una moria pure ieri, di interessante è uscito un pack di trebbie della Case, interessanti fino a un certo punto, nel senso io me le sono scaricate, me le sono messe in partita, perché sapete che ce ne sono talmente poche di trebbie nel gioco e anche come mod, che quando escono le trebbie mod tendo sempre a scaricarmele tutte, anche se non è niente che ci lasci insomma con la bocca aperta, però vabbè, io vi consiglio sempre di scaricarvele, perché ripeto, ce ne sono talmente poche di trebbie sia nel gioco standard sia come mod, che fanno sempre comodo. Poi ho un mega pack di trebbie della John Deere, eccetera eccetera, no, un mega pack, più di una insomma diversa, però trebbie della John Deere, eccetera eccetera, insomma è stata una giornata trebbiosa dal punto di vista delle mod, quindi l'unica cosa un po' interessante, per il resto non ho visto niente che mi faccia gridare, diciamo così, alla meraviglia, insomma. Ho finito il coso, mi tocca ritornare al biogas. A tra porco, arieccime raga, arieccime, sto a fare più viaggi raga che sì, qualcuno mi ha detto comprate il camion quello col liquame, mi sa che lo famo la prossima volta, perché effettivamente non si possono fare 850 viaggi al biogas e poi io devo fare 8 milioni di tagli alla registrazione. In effetti raga, prossima volta sicuramente ci prenderemo il cosino quello grande per stoccare un po' dei liquami qui sul campo, perché così, mamma mia, ci vuole veramente tanto. Allora raga, niente che dirvi, speriamo che oggi usciranno moddine interessanti, siamo qui fiduciosi ad aspettare, intanto abbiamo zozzato de cacca un'altra volta il negozio davanti. Ragazzoli, fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, vi ricordo che in descrizione c'è l'altra mia piattaforma dove sono in live tutte le mattine alle 11, tutte le sere alle 20:30. Poi potete trovare anche il link per aiutarmi a crescere con la partner Giants. Manca veramente poco, raga. Se avete intenzione di comprare... Ma che sta quella? Erpica sull'erpicato? Ah no, ok. Se avete intenzione di comprare il nuovo DLC o farming, eccetera, eccetera, per favore fatelo dai miei link affiliato qua sotto, che mi aiutate con la partner Giants. Grazie, grazie a tutti quelli che lo hanno fatto e a quelli che lo faranno. Poi vi ricordo che c'è il mio shop, il link per comprare i giochi scontati su Instant Gaming. E niente ragazzi, attivate la campanella, lasciate un like, iscrivetevi, se non siete iscritti condividetevi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.